volevo dire, Real Zanni è bellissimo, perché Zanni è un nome antico, c'è tutta un'etimologia, che ho dormito 5 ore, amici miei, e sto un po'... sto stanco. Real Zanni, Zanni, avevo cercato la sua etimologia. Berretto frigio, se è bello, ma fai ca è caldo come la rivoluzione. Praticamente il Real Zanni l'ho cercato sul forum dei Cruscanti, Michè, della Crusca. L'origine è sempre romana, una cosa mo alto medievale. Uno potrebbe pensare a Zanni, non è lo Zanni che è la maschera del teatro. Teatro, no, dell'opera. La maschera, il teatro, come si chiama quell'Arlecchino? Il teatro? La commedia dell'arte. Ah, posso dire una cosa? Faccio i migliori auguri. Si dovrebbe dire merda perché sembra che nel teatro, nell'Ottocento, andavano le carrozze. Se andavano molte carrozze a vedere lo spettacolo, c'era molta merda di cavallo fuori. Quindi dire merda, no? Significa augurare molti spettatori. A me piace invece i migliori auguri, nel senso dell'augure del sacerdote antico. I migliori auspici e auguri per lo spettacolo che la compagnia Florian sta per fare l'11 e il 12 dicembre. Ce la facciamo mica a mettere questo video, a pubblicarlo prima dell'11? Grazie, sei sempre insostituibile. E lo spettacolo andrà in scena al Florian, che si trova vicino a casa mia. Non mi ricordo la via, come si chiama, via Valle Roveto forse, comunque sul lungo fiume, bello. E comunque cercate Florian Espace, perché Florian, perché una volta Giulia Basel, che è la direttrice artistica, militante del teatro da tanti anni, una delle colonne della drammaturgia abruzzese, appunto fondatrice insieme a Massimo Vellaccio, giusto, ed altri della compagnia, disse: oh, Florian, io però mi devo andare a documentare perché non so perché, a quale quale sia il rimando. A quale Floriani in Francia cosa rappresentassi, quindi chiedo scusa per l'ignoranza. Quindi andrà in scena Goldoni, la locandiera di Goldoni. Appunto, otto sono gli attori e le attrici, tutto sì, il corpo di ballo, no? Come si chiama? La compagnia, appunto, del Florian. Per cui veramente migliori auguri. Invitiamo chi non fosse mai andato a teatro ad andarci, perché alla fine il costo è come una pizza, alla fine, cioè 10 euro, un ridotto 8 euro, uno lo spende facendosi due negroni alla fine, cioè. Ma forse Goldoni ne ebbe anche di più. Florian è un teatro stabile, per cui di qualità, è bello, veramente questo spettacolo mi auguro che vada molto bene e niente. Che dire, viva il teatro e Goldoni. Goldoni è diverso da Molière. Mi ricordo Indro Montanelli, Michè ne parlava nella Storia d'Italia, cercava di spiegare la differenza tra Goldoni e Molière. Dice che non me lo ricordo, però Goldoni mi ricordo una cosa, che fece una sfida, Michè, lui veneziano, tipo con non la casa editrice, però comunque chi lì finanziava il teatro, l'istituzione che gli finanziava le commedie, committente, non mi ricordo, lo costrinse, lui firmò un contratto capestro, no? Che doveva tipo preparare una cosa, 10 spettacoli, 6 spettacoli. Era una cosa pazzesca, lui ci riuscì, ebbe anche successo. Cioè Goldoni tutto, mette in scena il secolo d'oro di Venezia, il 700, che è il secolo di Casanova. Casanova, alto 2 metri, conosceva a memoria Ariosto. Seppe fare una tensione dialettica con Voltaire, girò l'Europa. Casanova non è un vile acchiappone, Casanova è un grande intellettuale, ha scritto il francese divinamente, no? Se Saint-Beuve, il dio della critica letteraria francese, dice che Casanova da italiano scrive in francese meglio di qualunque altro francese, quindi non è che ha scritto bene in francese, è stato un fuoriclasse della letteratura francese essendo italiano, figlio di un'attrice, quindi ha succhiato il latte proprio sin dalla culla, sì, ma che sto a dire, ha succhiato il teatro fin dalla culla. Casanova ci affascina, bellissima figura. Casanova, Franco Cuomo, nell'Elogio del Libertino, ci ricorda che tematizza, temo sia morto Franco Cuomo, medievista, poligrafo, autore eclettico, friend. Mi dispiace, sia morto prima di poterlo conoscere. Nell'Elogio del Libertino pone la differenza tra il Casanova e il Don Giovanni. Il Don Giovanni le ha
non ama nessuno. Giovanni è tutta una figura letteraria, mitologica, però mettiamo, esiste come nel mito, no? Don Giovanni non ama nessuna donna. A lui interessa la pura contabilità, interessa avere una tacca in più, dire ho sedotto anche te. E a volte non ci va nemmeno a letto, no? Cioè, nel momento in cui ha la certezza che la donna ormai l'abbia sedotta, ormai abbia in suo potere, abbia la possibilità, la certezza di poterla portare a letto, spesso neanche ci va a letto, perché ormai l'ha conquistata e l'abbandona. C'è chi psicoanaliticamente ci dice che in realtà Don Giovanni odia talmente le donne che appunto si comporta così, poi non mi ricordo bene, però ci sta questo fatto che non ama nessuna e interessa semplicemente la conquista e poi va a fanculo. Sì, il Casanova, Giacomo Casanova invece le amava tutte, ma non nel senso che ne amasse contemporaneamente. Casanova, quando sta con una donna, perché Casanova è eterno come Don Giovanni, quando sta e starà con una donna, Giacomo la ama profondamente, nel senso la vorrebbe anche sposare, Michè. Cioè, non è che dice l'ho sedotta, no, vorrebbe anche l'ama profondamente, pensa che sia la donna della sua vita. Poi l'amore finisce, ne scopre un'altra e quindi passa, va da un'altra, no? Perché poi Casanova, Giacomo, praticamente, immaginate, 2 metri alto, coltissimo, brillantissimo, galantissimo, pieno di espedienti, ingegnoso, cioè, grande, grande, in un'Italia che non aveva unità politica, lui è un grande individuo. Cosmopolita che dovunque è andato ha lasciato il segno. Figura anche tragica perché l'Italia, lui qual è la sua patria? La Repubblica dell'amore, forse, la Repubblica dell'individuo alla conquista, perché l'Italia non c'è, non ha unità politica, non esiste lo Stato italiano all'epoca. C'è la Repubblica di Venezia, sì, gloriosa. E quindi Casanova riesce a essere amico di tutte le donne lo amano, cioè anche quando lui le lascia, continua a amarlo. Questo è bello, io non ci sono mai riuscito. Non riesco, lui non avevano rancore per lui, forse qualcuno anche, vabbè, anche vero che essendo state che 2-3 mila donne, magari ci sono anche più possibilità, però è un merito, le ha conquistate. Io, per esempio, a me non, troppa fatica, io vengo sedotto a volte, non seduco, perché per sedurre bisogna dedicarsi all'altro, essere strategici, mettere tra parentesi se stessi e cercare di capire cosa la donna voglia. A me non interessa, io mi mostro per quello che sono, se capita che la donna piace, beh, piace pure a me. Quindi Casanova e Don Giovanni, le ama tutte, Casanova una alla volta la ama profondamente, Don Giovanni non ama nessuna. Quindi quando diciamo se è un Casanova, se è un Don Giovanni, cerchiamo di cogliere questa differenza fondamentale. Credo che basti, quindi andate a vedere la locandiera di Goldoni. E basta. Mi verrebbe di saluto Massorete, però non c'è niente. Però come ci sta sempre bene, no, Michele? Cioè, saluto Massorete perché in realtà Sorete è una figura. Saluto Massorete nel caso, nel gruppo, nel corpo che di ballo, nella la compagnia formata appunto da attori, Giulia Base, il regista, se non sbaglio. Poi c'è Massimo Vellaccio, Flavia Valoppi, che è stata anche in Albania, se non sbaglio, a fare un progetto interessante. Beh, sarebbe bello saperne di più. La grande Albania. Poi chi c'è? C'è Irida Mero, pure. E Nemredanfa, il nostro amico. E quindi andate a vedere lo spettacolo. Io non potrò andarci perché ho un impegno. E quindi così. Viva il Florian. Cioè, mi auguro che in futuro a me il teatro mi piace. Io lo farei per strada, Michè, coinvolgendo tutti. Non mi piace il teatro nei teatri e basta. Questo no. Teatro per me dovrebbe andare al Ferro di Cavallo di Rancite, dobbiamo organizzare là. Teatro deve essere rivoluzionario, come tutto. Questo è un mondo che ha bisogno di essere rivoluzionato, non ha bisogno di intrattenimento e basta. Però chiaramente è sempre. Però la verità è che io il teatro non lo farei nei teatri. O comunque il teatro. Consiglio questo libro, che qui c'è, qui in biblioteca, di Julian Beck. Il teatro della vita, o la vita del teatro, una cosa del genere, che racconta proprio tutte le.
teatro insurrezionale, di rivolta, di agitazione collettiva e tentativo di rivoluzione che ha fatto il Living Theater, da lui fondato negli anni 60 e 70 in America. Lui, Julian Beck, bella figura, andate a vedere su Google, molto strano con questi capelli. Julian Beck e Judith Malina. Teatro, l'idea appunto che il teatro serve a fare la rivoluzione, che il vero teatro è l'insurrezione. Infatti, quando durante il mai 68, il maggio 68 in Francia, loro andarono e furono anche incarcerati, avevano sempre problemi con la polizia. Se tu fai teatro e non ti arrestano, non ti denunciano, l'autorità non si oppone, vuol dire che ne stai finendo. Cioè, se le autorità non ti perseguitano, non ti contrastano, vuol dire che non stai toccando il potere. Per cui l'augurio che faccio a me stesso e agli altri è di finire in galera, cioè di essere denunciati, contrastati, di fare male a questo al privilegio, di farlo sanguinare, come faceva l'eroe Skanderbeg, l'eroe nazionale dell'Albania che l'ha fatti sanguinare agli ottomani. Il potere deve sanguinare. E quindi il teatro come un coltello che entra nella carne del potere e mette in scena l'agonia del potere, dove come Ettore Carafa, il nostro rivoluzionario della fortezza di Pescara, se perdi non sei sconfitto perché non ti sei arreso e soprattutto non hai abbandonato l'ideale. Meglio perdere, meglio schiantare a terra, però dopo aver combattuto contro i giganti immondi del potere. Noi non vogliamo vincere, noi non vogliamo corromperci e siamo sicuri che vinceremo anche. Perché chi non si corrompe ha già vinto poi in un certo senso. Per cui ordino a me stesso e agli altri, non vi corrompete. L'impossibile dobbiamo tentare di realizzare. Se un'idea ti sembra impossibile, realizzala. Solo se ti sembra impossibile, il possibile non ci interessa. Siamo nati per cambiare le cose, per cambiare il mondo, non siamo nati per lasciarlo così com'è. La moderazione serve a lasciare le cose come stanno, invece le cose hanno a cagnà, che così non vanno bene. Beh, troppo lungo, Michè. Mi è venuto il monologo. Andiamo dal nostro Aleardo Rubini? Andiamo, Michè, vogliamo andare? Aleardo.